Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti al nostro canale. In questi ultimi tempi, con tutta questa cosa del coronavirus e della quarantena, c'è stato un fenomeno che sono le scimmie che hanno conquistato il mondo. Ci sono i video che sono a circolare per la internet, che si vedono i tamarini in Thailandia che hanno conquistato tutte le città, e ci sono venute tante domande che sono tutte a fare adesso. E la domanda numero uno: è l'uomo che deriva dalla scimmia o la scimmia che deriva dall'uomo? E abbiamo qua Paolo Barcella direttamente dalla Liguria per rispondere a questa domanda. Lui che è uno studioso delle scienze naturali. Fateci sapere chi è venuto prima, le scimmie o l'uomo? Perché la teoria più comune è che l'uomo, no, gli uomini vengono dalle scimmie. E lei cosa dice, signor Paolo Barcella? È una teoria comune in quanto è una verità rivelata, nel senso che è una verità che ci proviene dai libri sacri, dalla Bibbia, che fino adesso non è mai stata contestata dalle scienze biologiche. Io affermo invece che sono le scimmie che derivano dall'uomo. Cioè, quelle scimmie che conosciamo noi, forse qualche milione di anni fa, si assomigliavano a quello che siamo noi oggi. Così noi siamo scimmie primitive. E quello vuol dire, vero? Diciamo che nel processo evolutivo c'è stato un incidente di percorso dovuto a fattori ambientali molto sfavorevoli che ha trasformato la specie umana in una varietà, ha dato origine a una varietà che si è adattata meglio alle circostanze sfavorevoli dell'ambiente. E questo succede abbastanza in modo ricorrente nell'evoluzionismo non solo della specie umana, ma di tutte le altre specie. Adesso entrando nei dettagli, noi sappiamo che l'uomo ha 23 coppie di cromosomi, quando invece i primati e le scimmie ne hanno 24. Per cui la scienza ufficiale dice che l'uomo derivando dalla scimmia nel percorso dell'evoluzione ha perso una coppia di cromosomi che è quello che lo rende attualmente più bello anche a vedersi rispetto a una scimmia. Io sono convinto del contrario, cioè che attraverso un fenomeno che si chiama delezione cromosomica e trisomia, tutti sanno che cos'è la trisomia del 21° cromosoma, quella che provoca la sindrome di Down. Però è anche possibile che la coppia di cromosomi che i primati e le scimmie hanno in più rispetto al genoma umano sia proprio stata provocata da una delezione, cioè da una rottura e quindi da una conseguente trisomia, cioè di due cromosomi, uno si spezza a metà e quindi in realtà diventano tre, del quinto e del sesto cromosoma, che sono quelli che caratterizzano l'aspetto esteriore, cioè le differenze morfologiche fra un essere umano e una scimmia, cioè l'irsutismo, la ricchezza di corpo cosparso di peli, l'incapacità di articolare i suoni e le parole come abbiamo noi, quindi il linguaggio gutturale, possiamo definirlo, e alcune disfunzioni che riguardano, ad esempio, e le ghiandole surrenali che danno origine a quelle caratteristiche morfologiche che sono tipiche dei primati rispetto all'uomo, una delle quali più evidente è la deformazione della forma del cranio. Quindi, in buona sostanza,
La scimmia è un uomo che si trova in una situazione per cui la sua evoluzione e involuzione va verso un adattamento dell'ambiente che lo rende più animale, diciamo, e meno sapiens, meno Così essere più pensante. resistente all'ambiente, per quello sono più forti le scimmie, ma non hanno il detto, le dite. E certamente Dico che una gran differenza sono più resistenti. sono più resistenti, hanno i peli, hanno più adesso il coronavirus, pensa che loro non gli fa nulla, sanno conquistare tutte le città lì in Asia e anche ma ha il cromosoma, hanno un cromosoma in più. Ecco, ovviamente ricoprire il corpo di peli nel momento in cui non si è in grado di procurarsi dei vestiti o delle peli animali per coprirsi, proteggersi dal freddo, questa è la cosa più evidente. Poi, questa idea mi è venuta perché i primi anni del secolo in America è stato condannato a morte una persona per reati gravi e sessuali, cioè stupro reiterato, violenza carnale, e all'epoca non si andava tanto per il sottile. Questa persona è stata sottoposta ad autopsia, questa è una cosa, un documento che ho letto su uno dei libri di biologia, e sono state riscontrate nei suoi spermatozoi la presenza di 24 cromosomi esattamente come quelli che adesso hanno i primati e le scimmie. Questo cosa vuol dire? Questo essere umano, per adattarsi a un ambiente molto ostile che era molto selettivo nei riguardi della prole, praticamente continuava a figliare, esattamente come faceva questo uomo, che però lo faceva per istinto e non per un fine di sopravvivenza, di continuazione della specie. Gli era rimasto questo istinto. Poi questo bipede comincia a diventare semiquadrupede, perché il modo migliore per proteggere la prole in una situazione ambientale così avversa è quella di portarla sugli alberi, cioè nascondersi sugli alberi per evitare che la prole sopravvissuta a questa inseminazione, diciamo, eccessiva o giustificata appunto per la moria dei discendenti, lo porta a vivere sugli alberi per difenderli dagli altri predatori terrestri per i quali la prole diventava un obiettivo come si dice, di alimentare. Quindi questo uomo si involve manda avanti la specie e cerca di salvaguardare quel poco di prole che rimane nonostante lo sforzo eccessivo reprocreativo e di portarlo in una situazione di riparo per proteggerlo dagli altri predatori che invece non potevano raggiungere questo uomo che si arrampicava sugli alberi, un po' come il discorso, insomma, quello che si fa sempre. Delle giraffe. Quali sono le giraffe? Perché le giraffe hanno il collo lungo? Perché sono sopravvissute a quelle che non hanno avuto questa evoluzione genetica di riuscire a mangiare le foglie sui rami più alti. E lo stesso è successo per questo uomo che in una situazione che poteva essere, diciamo, dopo il periodo glaciale dovuta invece inaridimento del suolo, desertificazione, comincia a riprodursi in modo forsennato e si attrezza per salvaguardare la prole, metterla al sicuro e perde però, diventa una varietà dell'Homo sapiens che rinuncia dall'altra parte a tutte quelle che sono le caratteristiche proprie degli esseri, diciamo, umani, che sono più pensanti, si arrampicano meno e riproducono di meno, però portano avanti l'evoluzione della specie in modo E diverso. così dici che andare in quattro piedi è più sicuro per la prole che andare in due piedi? No.
No, intanto ti consente di caricarla sulle spalle e di poterti arrampicare, perché se tu provi a arrampicarti con tuo figlio sulle spalle usando solamente gli arti superiori, è molto facile che tu che ritorni indietro, che tu possa cadere o tu o la persona che viene trasportata. Invece arrampicarsi con quattro, diciamo, zampe motrici, tra virgolette, la cosa diventa più fattibile e meno pericolosa. Così, Cammina di meno, si si arrampica di più. cresce, e così abbiamo un cromosoma in più che le scimmie. No, è una copia del Cromosomi. sesto cromosoma, che appunto sono quelli che regolano questi aspetti morfologici esteriori e funzionali dell'organismo umano. Come poi si siano accoppiati, beh, questo io purtroppo non ho mai avuto la possibilità di sperimentare e verificare quelle che al momento sono solo delle ipotesi. Però diciamo che visto questo essere umano, i cui spermatozoi avevano 24 coppie di cromosomi, evidentemente deve essere successo qualcosa appunto che ha fatto passare l'uomo dalle 23 coppie di cromosomi alle 24 coppie di cromosomi, e questa coppia ulteriore di cromosomi che i primati e le scimmie hanno è quella che li caratterizza e che li diversifica dalla specie umana. Il meccanismo in sé è tutto da provare, però ovviamente non lo si può fare attraverso un'intervista via televisiva. Così Tarzan, per esempio, sarebbe cosa il film di Tarzan? Una previsione. Allora, se noi guardiamo bene, perché alle volte gli scrittori come Dickens, come quegli scrittori che sono diventati grandi scrittori proprio in quel periodo lì, dove queste teorie dell'eugenetica e dell'evoluzionismo tenevano il banco. Cioè, c'è una scena in questo film dove il pretendente alla quella che poi diventerà la moglie di Lord Greystoke, ex Tarzan, ha un servo che non riesce a comandare e usa dei sistemi che all'epoca, e forse anche adesso, erano abbastanza comuni, cioè quello di fustigarlo e di bastonarlo. Quando Tarzan, Lord Greystoke, che è proveniente dalla giungla e avendo imparato diversi linguaggi a seconda delle varietà e delle specie in cui si era trovato a crescere e sopravvivere, vede questa scena, capisce che per comunicare con questo uomo, questo ominide se vogliamo, che aveva delle caratteristiche, diciamo, più vicine al primate che all'uomo sapiens, non bisognava bastonarlo, ma semplicemente bisognava parlargli nella sua lingua, lingua che questo lord inglese ovviamente non sapeva, vista la sua levatura e la sua educazione, ma che Tarzan aveva imparato nella sua infanzia perché l'aveva ascoltata e l'aveva aiutato a mettersi in comunicazione con tutti gli altri animali della foresta. E riesce a persuadere questo servo a compiere il proprio dovere senza usare, diciamo, dei metodi coercitivi. Il linguaggio è una cosa molto importante, perché noi con l'avvento dei social network non ci rendiamo conto che abbiamo in mano un'arma molto potente, quasi un'arma impropria, perché noi ci limitiamo a fare dei filmati semplici del cane, del gatto, dei compleanni, delle gite fuori porta, ma non ci rendiamo conto che questo strumento ci consente di comunicare su diversi livelli, che non sono quelli propriamente del video con sonoro, ma esiste anche all'interno dei social network, può esistere quello che si chiama body language, cioè espressionismo verbale, il modo in cui uno presenta l'informazione, le persone di cui ci circonda, la coreografia, i colori, gli sfondi sono un modo per completare un messaggio e che rende questo messaggio, in quanto più completo e più diversificato, più efficace nella ricerca dei consensi e delle visualizzazioni. Bisognerebbe usare, diciamo, i social network più da Homo sapiens e meno da scimmie. Invece, questo l'aveva detto anche Zuckerberg,
che avrebbe remunerato, avrebbe fatto dei regali a chi smetteva di appunto usare il social network come una specie di strumento di linguaggio culturale e di pubblicare cose il più intelligenti possibili, meno ripetitive e meno sciocche, diciamo, meno prive di contenuti. E per esempio, tutto questo che dici, per esempio, giustifica, per esempio, che le religioni dell'Asia, per esempio, loro cultuano le scimmie, hanno il dio che è la scimmia, è molto antica, Sì. quello forse viene da prima, da qualcuno che sta. Ma sì, perché loro hanno una coscienza diversa rispetto al cristianesimo. Le religioni del sud-est asiatico hanno ancora una consapevolezza e una coscienza delle loro origini e dell'evoluzione che ha avuto la loro specie, per cui sono più rispettose nei confronti di quegli animali che appunto ricordano degli stadi evolutivi che sono ancora presenti nella loro memoria storica, nella loro memoria genetica. Cioè si riconoscono, non aborriscono dei comportamenti animali che gli ricordano la loro origine, la loro provenienza. Anzi, questi specchi virtuali gli consentono di essere più in armonia col sistema, con l'ambiente. E quindi sviluppare quel tipo di armonia col mondo circostante che nei paesi occidentali si è persa, perché tagliare un albero con una motosega per noi è normale, perché non riconosce, no, non senza arrivare al culto animistico. Ad esempio, in Irlanda sono molto più rispettosi della natura perché capiscono che loro sono la risultante di un processo evolutivo, ma questo non vuol dire che bisogna assolutamente disconoscere, disprezzare o far finta di non vedere che tutto quello che ci appartiene, il mondo esterno, in qualche modo fa parte di noi e anche all'interno di noi stessi. Per esempio, quei grandi dubbi, chi erano gli uomini primitivi che hanno costrutto la civilizzazione Inca, la civilizzazione Celta, gli egiziani? Perché il tamaggio di quelle rocche sono grandissime, che dice che forse gli uomini erano troppo grandi, cosa sono, gorillas oggi? Com'è che quella è stata una versione di gorillas? Si può. Beh, si sa che la specie umana arriva dall'Indoeuropa ed è proprio lì che tu fai notare che c'è un sacro rispetto delle scimmie, proprio perché loro sanno che o le scimmie sono parenti prossimi o progenitori. E questo appunto bisognerebbe, è ancora tutto da discutere se sono venute prima loro di noi o se loro derivano da noi. Io continuo a sostenere che loro derivano dal genere, che la scimmia, i primati derivano dal genoma umano. Quindi per loro avere la essere simili ai primati e trattarli con rispetto e alle volte anche adorarli è come per noi avere un ragazzo down, affetto da mongolismo in casa e sappiamo esattamente che ci sono delle differenze qualitative fra noi e loro, però non li disprezziamo, cioè li guardiamo come cugini, come parenti a cui la biologia non ha fatto doni inferiori in varie attitudini, in varie capacità, in varie qualità di cui loro non sono stati dotati. Comunque, diciamo che l'India è la madre delle razze. Che poi nelle migrazioni attraverso i continenti si sono diversificate, non in maniera così netta, e dalla fortuna, perché magari uno si trovava nel suo ambiente ideale e poteva campare tranquillamente, e invece qualcun altro, migrando, andava a stanziarsi in posti che non erano così in sintonia con l'ambiente circostante, e di conseguenza ha dovuto adeguarsi con delle mutazioni genetiche. Guarda, allora, ma è da pensare davvero, perché specialmente con questa questione del virus, si vede la fragilità degli umani, perché abbiamo bisogno di vestiti,
perché non abbiamo peli. Davvero, se uno pensa ad un punto di vista biologico, le scimmie sono davvero più sviluppate di noi, sono più adeguate al mondo. Così, forse hanno una ditta di meno, ma perché non hanno bisogno loro di costruire tante attrezzature per sopravvivere? Così, fa senso la teoria. Ci sono tanti studi, forse un po' la religione, quella che sta a controllare un po' i scientisti di non lasciare tutti a sapere la verità. Ma guarda, Paolo, un piacere, grazie mille di questa intervista. E siamo, guarda, tutti a commenti, siamo tutti benvenuti, vediamo quale conclusione, cosa succederà con l'umanità dopo questo virus. Siamo noi nelle nostre caverne. C'è qualcosa più da dire? Ciao a tutti i telespettatori del tuo fan club e speriamo di rivederci alla terza puntata e ringraziamo delle C'è qualcosa? Un saluto. poche tantissime visualizzazioni che abbiamo riscontrato nel primo video che abbiamo fatto. Per noi è un grande riconoscimento, un incitamento per continuare a parlare di cose che potrebbero anche essere utili a altre persone. Semplice di buona volontà come noi. Bene, un saluto. Ciao ciao, saluti e arrivederci. Ciao ciao. Molto Ciao ciao. grazie. Prego, hasta luego. Ciao ciao. Forza Italia. Forza Italia.